Ed è la Cucco in Bike, dopo la scorpacciata di partecipanti per quella che era la Gran Fondo del Monte Cucco, che insieme con gli uomini originari di Costacciaro organizza al Monte Cucco una top class con gara anche per i più piccoli. Una top class con qualcosa come 100 concorrenti, ci sono i migliori del centro Italia per una gara che si svolge tutta intorno a quelli che sono i grandi faggi del Monte Cucco. E qualcuno ci spiega che dal faggio viene la fagiola, che è una bacca che si può mangiare. Molti non lo sanno, ma la fagiola è una bacca a forma triangolare che rassomiglia molto come sapore al pistacchio, che si può mangiare. Noi uomini di oggi la fagiola probabilmente non l'abbiamo mai mangiata, ma ci sono persone che ci sono cresciuti con il sapore della fagiola. Si parte per la top class a Monte Cucco, l'organizzazione della Cucco in Bike con l'amministrazione comunale di Costacciaro, con gli uomini liberi, l'Università degli Uomini Liberi di Costacciaro. Poi ci faremo spiegare che cosa è questa Università degli Uomini Liberi di Costacciaro. Questi sono i sentieri che passano in mezzo ai faggi, bellissimi posti. Avete visto i cavalli, ci sono questi scorci davvero bellissimi, gli animali che pascolano qui all'interno del parco del Monte Cucco. E si parte dunque per questa top class, per una top class con un percorso difficile, duro, davvero impegnativo, ricordando quello che è stata la grande avventura della Gran Fondo del Monte Cucco, che è passata proprio su queste zone. Gli stessi faggi, gli stessi boschi hanno visto protagonista la mountain bike. Le classifiche per quanto riguarda la top class, con la categoria allievi vinta da Matteo Minnozzi dell'MTB Club Spoleto, il tempo di 49.27. Secondo Simone Massimi del team Cingolani con un ritardo di 2.23, e terzo è Nicolò Bonaventura MTB Grotte di Castro davanti a Francesco Bellucci Cucco in Bike e Matteo Sisti del pedale senese. Saliamo di categoria per andare a vedere le donne: unica Alice Torcianti Super Bike Team, il tempo di 1.21.18, mentre per quanto riguarda le donne esordienti, Alice Simonetti Cucco in Bike 31.27 davanti a Giorgia Simoni della Bike Porto Sant'Elpidio. E poi la categoria Elite con Riccardo Ridolfi, vincitore assoluto della manifestazione, PRD Sport Factory Team, che batte praticamente in volata con un secondo di distacco Mirko Veroni, che era stato per lungo tempo in testa alla classifica del team Cingolani, numero 4 per Riccardo Ridolfi, numero 1 di Pettorale. Terzo è Leonardo Chieruzzi dell'Avis Amedia. Tempo per Riccardo Ridolfi 1.21.57. Nella categoria Elite Master Sport, Luca Gattoni della Mondo Bici 1.27.38 davanti ad Alessandro Pierantoni della Raven Team, che accusa un distacco di 1.14. Cristiano Santolini, Bici Adventure Team, in terza posizione, precede Marco Sabatini, suo compagno di squadra. Quinto è Francesco Mariucci della Cucco in Bike e poi Luca Petrini del Veloclub Racing Assisi. La categoria esordienti, Gabriele Torcianti Superbike Team 25.10, il tempo per lui, precede per il pedale senese Pietro Scacciaferro e Simon Luca Zucchini. Quarto posto per l'MTB Gorrotte di Castro con Marco Passeri e poi per l'Olimpia Bike Team Federico Bracci quinto e Rosario De Grazia ruota libera di Terni, che sarà anche campione regionale. E andiamo alla categoria junior, Alessio Agostinelli Superbike Team 1.22.06 davanti a Thomas Segatori della Civitta Dei, un ritardo di 8.53. per l'MTB Spoleto Alessandro De Santis è terzo davanti a Stefano Panti pedale senese, Marco Nucciarelli della Petrignano quinto e sesto e Lorenzo Pugliese dell'MTB Grotte di Castro. Master 1 per la Scott Pasquini Stella Azzurra, Luca Boninsegni 1.24.34 il suo tempo. Secondo è Fabio Gattoni della Mondo Bici. Nella Master 2
Marco Mosca del team Cingolani, il tempo finale 1:30:40, precede Gianni Walter Cernicchi della DF Bike Team e poi Antonio Procacci della Cucuin Bike ed Omar Santucci della DF Bike Team. Master 3, Emanuele Grelli del Parlesca, tempo finale 1:29:17, mentre nella Master 4 Luca Agostinelli della Petrignano fa meglio di Marco Gorietti, suo compagno di squadra. Tempo finale per Luca Agostinelli 1:30:26. Terzo è Maurizio Carpine della Clementi e poi Roberto Barola della Petrignano. Quarto, Luca Mariucci della Cucuin Bike e Francesco Mariotti dell'MTB Sigillo, che precede Francesco Fiorucci della Petrignano. Master 5, per ricordare la vittoria di Mario Moschetti del Parlesca, 1:14:58 per lui, davanti a Gianni Campana, Monarca di Trevi, con un ritardo di 2 minuti. Terzo è Lanfranco Galli della Cicli Clementi, davanti a Luigi Simonetti, Cucuin Bike, e il compagno di squadra Danilo Giombetti. E sesto è Giuseppe Bonerba dell'Avis di Gualdo Tadino. Andiamo a vedere anche la Master 6, 7 e 8 con Angelo Fiorelli, Cicli Clementi, 1:11:08, ma lui fa un giro in più tanto per fare allenamento. Stefano Salvatori della Forti e Liberi di Forlì, Paolo Stella del team Monarca di Trevi, quarto è Stefano Sarti del Terni Bike Shop, Mario Giulianelli del Montobici, quinta posizione, e Claudio Calzolari della Petrignano in sesta. E questa è la classifica, come abbiamo detto, della Top Class. Poi andremo anche a raccontarvi quello che saranno i campioni regionali. Intanto qui vedete Ridolfi che se la sta giocando testa a testa, ancora non era stato ripreso Mirko Veroni, ripreso all'ultimo giro con un testa a testa finito, come dicevamo prima, in volata. C'è da ricordare anche quelli che sono i campioni regionali di cross country nella esordienti, Rosario De Grazia del Ruota Libera, nelle donne esordienti Simonetta, Alice Simonetti della Cucuin Bike, e poi abbiamo per gli allievi Francesco Minnozzi dell'MTB Spoleto, così come per l'MTB Spoleto il campione regionale è Alessandro De Santis. Per l'Elite Leonardo Chieruzzi dell'Avis Amelia, per la Master Sport Francesco Mariucci della Cucuin Bike, per la M1 Francesco Vitale della Petrignano, Walter Cernicchi per la DF Bike per quanto riguarda la categoria Master 2. Questo è il modo per organizzare la gara riservata ai giovanissimi. Non c'è la campana, ci si organizza con quelli che sono due coperchi per dare il segno dell'ultimo giro. Marco Gorietti, Emanuele Grelli per quanto riguarda il Parlesca nella Master 3, Marco Gorietti della Petrignano nella Master 4, Mario Moschetti del Parlesca nella Master 5 e poi c'è Paolo Stella del team Monarca di Trevi nella Master 6. Nella Master 7 campione regionale è Giancarlo Rivaroli della Petrignano, nella Donne Unica Valeria Gubbiotti del team Triono. E adesso andiamo a vedere quelli che sono i piccoli del pedale, già perché in contemporanea con la Top Class c'è anche la gara riservata alla categoria dei giovanissimi, e andiamo subito a vedere dunque quello che ci raccontano le immagini. Un percorso davvero molto molto bello, duro, difficile, soprattutto per i più piccoli che devono farlo con la mountain bike. Qualcuno lo fa con la mountain bike, qualcuno siccome è uno short track che si avvicina molto di più a quello che è il ciclocross, lo fa anche con la bici da ciclocross, la bici con il manubrio da strada. G1 femminile, Margherita Altea dello Ciclone precede la sua compagna di squadra Natalia Condello, mentre per quanto riguarda la categoria maschile a vincere Nicolò Tomassini, Gubbio Ciclismo Mocaiana, davanti ad Antonio Staccini, suo compagno di squadra. G2 maschile, Mattia Gagliardoni dello Ciclone davanti a Edoardo Bolletta della Foligno Start, Adrian Ziviniel della Nestor Sea Marciano chiude in terza posizione, Andrea Fabbri della Cucuin Bike
In quarta davanti a Mirko Gambini del Lusciclone. Nella categoria G3 femminile Giulia Cozzari della Petrignano lotta testa a testa in questa giornata di sole che vede impegnati sia i grandi della top class che i piccoli della short track. Nella categoria G3 maschile invece Leonardo Galassi della Cucco in Bike. Qui c'è un terzetto che a raccontarla tutto per come sono andati bisogna fargli i complimenti. Leonardo Galassi, Cucco in Bike, Riccardo Chiocci, Cucco in Bike, Gabriele Chiocci della Cucco in Bike, sono questi i tre protagonisti che vanno a vincere. Questo intanto è Andrea che sentite sotto nel sottofondo incitato di continuo. I tre della Cucco in Bike sul podio con la quarta posizione di Luca Mugnari dell'Eurobici di Orvieto, poi Luca Oliveri della Cucco in Bike, Luca Passeri della Grotte di Castro in sesta posizione, Giacomo Marionni della Cucco in Bike in settima posizione. Per quanto riguarda la G4 femminile, Alessia Bertolino della Cucco in Bike, è figlia d'arte, bisogna dire. Il nostro grande Bertolino è presidente onorario della Cucco in Bike, ci mette tutta la passione per insegnare quello che è il fuoristrada alla piccola Alessia. E andiamo a vedere anche la G4 maschile con Elia Baccello del Ruota Libera di Terni davanti a Samuele Scappini, Nestor Seamarsciano, terzo è Luca Usai del Luciclone davanti a Danilo Vinciotti della Cucco in Bike. E adesso saliamo di categoria per la G5 femminile con Sofia Condello del Luciclone e con la G5 maschile vinta da Edoardo Rulli del Luciclone davanti al compagno di squadra Damiano Condello, e poi la terza posizione è per Thomas Perotti del Ruota Libera di Terni. Non c'aveva la coda, la pinna da squalo in questa gara Thomas Perotti, dovremo fare le nostre rimostranze per non aver tenuto la pinna da squalo. Nella G6 femminile Camilla Rossini, Nestor Seamarsciano se la gioca testa a testa con Sara Schippa del Luciclone. Per la categoria maschile G6 invece Raffaele Mosca, Nestor Seamarsciano con Agostino Tini del Petrignano. Questa è la classifica per quanto riguarda i piccoli della short track. Manca da ricordare quelle che sono poi le premiazioni, il premio a punteggio vinto dalla Cucco in Bike, mentre quello per partecipanti Luciclone, Nestor Seamarsciano Ruota Libera di Terni, Petrignano e Gubbio Ciclismo Mogaiano. Questo è il terzetto della Cucco in Bike, che ha costruito una vera e propria scuola di mountain bike lassù sotto al Monte Cucco. Le maglie, lo vedete, sono diverse, quelle bianche, rosso e blu e rosse e celesti sono dello scorso anno, queste invece che vedete verdi e azzurre sono dell'edizione 2015. Si va in bicicletta nella zona degli impianti sportivi, si fa tecnica, ci sono dei bravi istruttori che danno una mano e che li preparano, e lo vedete in questa gara sono tutti e tre lì i protagonisti. L'ultima volta non era andata proprio così, perché nella mini cucchina due della Cucco in Bike si erano toccati ad appena un giro dalla conclusione e avevano dovuto finire la gara prima. Oggi con questa giornata di sole per quella che è la festa del Monte Cucco invece i piccoli fanno la differenza e vanno a vincere dunque con un primo, secondo e terzo posto che dà sicuramente soddisfazione agli amici della Cucco in Bike. Amici della Cucco in Bike e dell'Università degli Uomini Liberi di Costacciaro, insieme al Comune di Costacciaro, che stanno facendo davvero gran belle cose. Una manifestazione importante, una manifestazione difficile da organizzare, impegnativa, anche perché si viene ad a meno di due mesi di distanza da quella che era stata la grande avventura della Gran Fondo del Monte Cucco, però vogliono organizzarla per questa grande avventura che è la festa del Monte Cucco, del monte che
A tutti noi è caro per la bellezza, per questi scorci panoramici che ci ricorda, per le faggete, per quella frescura. Siamo venuti a fare la gara dal caldo torrido della città, siamo arrivati su in cima al Monte Cucco con il piacere di respirare aria buona, e questo valeva solamente l'occasione per partecipare. Devo dire che gli amici della Cucco in Bike, gli sbuzzapapere, così come bisogna ricordarli, in tanti anni che abbiamo imparato a conoscerli, sono davvero dei ragazzi che ci mettono l'anima per organizzare le cose, per fare le cose, per impegnarsi. Questa volta c'è anche l'occasione di essere aiutati, coadiuvati dall'Università degli Uomini Liberi di Costacciaro. Che cos'è l'Università degli Uomini Liberi di Costacciaro? A raccontarla così sembra facile, però noi alla fine della nostra trasmissione lasceremo la parola al presidente dell'Università degli Uomini Liberi di Costacciaro per capire quanto tempo indietro si torna e quanta importanza ha questa sorta di collaborazione delle famiglie, degli uomini che vivono intorno al monte. Il monte che dava tutto, dava il foraggio per le bestie, dava la legna per scaldarsi, dava la fagiola da mangiare. E c'è anche chi ci racconta in una giornata di splendido sole quello che è stata la distruzione di tanti faggi che venivano utilizzati per le traversine delle ferrovie. Le traversine dei binari delle ferrovie erano in faggio, legno durissimo, legno che non si scalfisce con il tempo, non subisce le azioni del tempo. E quei faggi che erano ultra centenari nel corso degli anni sono stati abbattuti per fare le traversine della ferrovia. Venivano quassù a raccoglierli e c'erano a tagliare le traversine, c'erano tantissime persone di Costacciaro, di Sigillo, delle zone intorno che venivano a lavorare e che avevano dunque il lavoro facendo queste traversine per le ferrovie. Una volta si costruivano le ferrovie, una volta non si facevano le traversine di cemento armato, si facevano di faggio. La tradizione la racconta tutta per come venivano fatte queste traversine. E poi si andava a raccogliere la fagiola, questo frutto, come dicevo all'inizio della trasmissione, che ha un po' un vago sapore del pistacchio. Io sono rimasto sorpreso per dire: ma come si mangia la fagiola, il frutto del faggio? E chi ce lo raccontava, il vecchio Simonetti, diceva: certo che si mangia la fagiola, io ci sono cresciuto con la fagiola, si veniva su e si andava a raccogliere, e ognuno aveva un pezzo di terreno, e quindi quando andavi a raccogliere la fagiola, chi era proprietario del terreno, insomma, non era molto contento che gli andavi a togliere la fagiola, però era il sapore della fagiola, il sapore che oggi probabilmente noi ci siamo dimenticati insieme a quello che è l'avventura del nostro passato. Ed eccoci all'ultima gara della categoria giovanissimi. Il piccolo Mosca va via subito con la sua bici, si fa prendere subito dalla foga e noi gli gridiamo, mentre scivola in terra due volte, di andare con calma, visto che la gara è sua, nessuno gliela può portare via, e di andare tranquillo per non sprecarla. Spesso volentieri succede così nelle gare, ci si fa prendere soprattutto dalla volontà e dalla forza di voler arrivare primo a tutti i costi, e non si corre con la dovuta capacità di vedere che a volte andare anche giusti, corretti, senza strafare, la vittoria te la regala uguale. Intanto lo ricordiamo ancora una volta: la Top Class viene vinta da Ridolfi della PRD Team, e qui siamo alla chiusura della giornata con gli sbuzzapapere e con questa insalatina di riso che era uno spettacolo, buona da morire. Il
piacere di mangiare con le donne di Costacciaro che servono questa insalatina di riso per fare tutti quanti festa insieme, e queste sono le nostre giudicesse. E qui c'è un discorso particolare da fare, perché le giudicesse vanno a vino, qualche maligno scrive ste cose terribili sui banchi. Qui c'è il sindaco, moglie e figlia, e c'è la consegna del trofeo per i risultati che va alla Cucco in Bike, e questo ci fa davvero piacere, perché la Cucco in Bike ha presentato davvero una bella squadra, ragazzi che sono bravi. C'è Bertolino, c'è il sindaco di Costacciaro, c'è il nostro presidente Carlo Roscini. La vittoria invece per quello che riguarda i partecipanti va per l'Uciclone, poi ruota libera, come già vi abbiamo detto. E adesso l'intervista prima al sindaco di Costacciaro Andrea Capponi, e poi andiamo con quello che è la spiegazione dell'Università degli Uomini Liberi di Costacciaro, così almeno facciamo chiarezza. Sì, direi oggi ce lo siamo veramente goduto, ce lo siamo. Siamo molto contenti sia della partecipazione degli atleti che sono venuti, e sia di come è andata la gara, ma soprattutto dei commenti degli atleti che sono intervenuti oggi. Quindi a noi ci fa molto piacere, perché su questo anello tracciato al di sotto delle faggete del Monte Cucco pensavamo da tempo che fosse comunque un esperimento da portare avanti, e oggi ci hanno dato la conferma i partecipanti che sono venuti a fare questa prima cross country a Piandere Macinare a Monte Cucco. Beh, l'Università Giovanile di Costacciaro, diciamo, nasce nel 1300, quando molte famiglie di Costacciaro si mettono insieme, e quello che oggi il 1700, quindi tutto il Monte Cucco, che era di un paio di signorotti dell'epoca, viene acquistato mettendo una quota sociale per ogni famiglia, e quindi quello che era di pochi, diciamo, è diventato di tutti. E quindi lì inizia la storia dell'Università Giovanile di Costacciaro, che è una comunione familiare che si dà un proprio statuto, e quindi ogni associato ha il diritto al legnatico, al pascolo, in tempo alle cese per fare il carbone, alle sementi, tutte cose così. E cosa molto importante è, diciamo, che non si danno proprio un dividendo, quindi tutto quello che l'azienda, no, che la cooperativa produce, quindi il bilancio che poi alla fine viene, non viene diviso in dividendo, ma viene utilizzato in pubblica utilità. Quindi a Costacciaro, per fare un esempio, quando in Italia ancora non c'era, c'era l'assistenza mutualistica, quindi l'università pagava il dottore a chi non se lo poteva permettere, come dava legna gratuita al fornaio per far pagare meno il pane, all'epoca si portava a cuocere anche la carne, queste cose così, quindi dava, e tuttora diamo un contributo, magari non so, il comune riesce a fare un'opera e gli si dà un contributo alla Prologo, sempre quello che il bilancio logicamente permette, e in più manteniamo il nostro territorio, come si può vedere dopo 700 anni mi sembra che sia abbastanza integro, a parte un paio di strade che forse hanno un po'... Diciamo, no, dice il sindaco che le mette a posto il prossimo anno. Quelle, perfetto. Io parlo principalmente dal punto di vista ambientale, certo. Cioè, quindi che insomma è rimasto, e questo è possiamo girare anche oltre altre comunanze dell'Umbria, ma anche in Italia, perché fra comunione e regole in Alta Italia ce ne sono parecchie, e sembra che dove hanno inciso le comunanze o regole o come le vogliamo chiamare, l'ambiente è stato rispettato molto molto più che chi ha gestito il pubblico. Questo è per dire, comunque sotto gli occhi. E niente, noi cerchiamo di fare di tutto, anche questa è una manifestazione che, diciamo, abbiamo fatto in collaborazione col comune, il gruppo Cucombai, che cerchiamo di portare più gente possibile nel nostro territorio, sempre rispettando l'ambiente, si fa un po' di tutto, l'estate dalle biciclette, all'inverno addirittura facciamo piste da sci, quindi ecco, creando dietro con molto lavoro di volontariato, questo lo ribadisco, e con molto molto altruismo, che dico sempre che specialmente i piccoli centri vivono e saranno sempre più forti, c'è molto altruismo e molto poco opportunismo, cerchiamo anche e abbiamo creato anche qualche piccolo posto di lavoro. E si conclude così la nostra avventura a Costacciaro per questa che è la top class, con la gara collegata dei giovanissimi con gli ultimi campioni regionali che sono stati ricordati, con quella che è la sfilata di tutti i campioni regionali 2015 della top class. C'è anche la giovanissima Simonetti, che ci fa davvero piacere abbia già trovato un posto di rilievo in azzurro. E beh, insomma, i piccoli della nostra zona crescono, e crescono anche grazie all'impegno di tante persone che lavorano nel mondo della mountain bike.
l'X Cross di Pian delle Macinare con il nostro Ridolfi che ci fa vedere il trofeo realizzato. Ma adesso noi andiamo, l'ultimo scorcio lo dedichiamo ai giudici, perché alle giudicesse a dire il vero, perché c'è da raccontare una cosa sulle giudicesse che hanno, sembra, dato via delle pere avvelenate, un po' come la storia di Biancaneve. Biancaneve aveva la mela e le nostre giudici hanno la pera. Ci fa vedere la pera, signor giudice? Ecco, questa è la pera avvelenata e questi sono i risultati terrificanti. La pera avvelenata delle giudicesse della Federciclismo.